Passa per molti percorsi la tutela della vita nascente, percorsi umani medici, a cominciare dalle nuove cure in utero disponibili grazie ai progressi scientifici e all'abnegazione di medici e ricercatori che lottano sino all'ultimo per evitare che il feto, il figlio, venga abortito perché malato. Sicuramente è una tradizione del nostro dipartimento, è quello di aver utilizzato approcci non invasivi, cioè curando il bambino in utero attraverso la madre, e anche approcci invasivi con tecniche, procedure, facendo anche palliazione, anche eliminando il dolore al feto quando queste tecniche per curarlo devono attraversare il suo corpo. E da ultimo, recentemente, oggi abbiamo la possibilità di conoscere anche la diagnosi di bambini Down a 11 settimane. Ma oltre a questo, l'aspetto umano di cura e attenzione verso i piccoli nati, verso la vita ancora in grembo, che deve ancora sbocciare, è fondamentale, così come basilare l'attenzione che occorre avere verso le famiglie. Bisogna istituzionalizzare questo tipo di approccio quando non è possibile curare, quello di accompagnare anche le vite deboli, perché in questo modo non solo si dà grande dignità alla vita del bambino che è malato, ma si restituisce alla coppia la progettualità genitoriale, e questo nell'elaborazione del lutto dopo la perdita del figlio è molto importante anche sul piano della salute psicologica della donna. Per questo, dalla dura esperienza di una famiglia, è nata l'associazione La Quercia Millenaria, che in quasi 10 anni di attività ha fatto sorgere, prima in Italia, molti hospice negli ospedali per aiutare le famiglie ad affrontare, dove possibile, la malattia dei loro bimbi. Il problema è stato che non sono stata informata, cioè sono di Roma e ho girato 2 ospedali romani dove mi è stato prospettato solo aborto e non cura. Quando sono arrivata qui si è parlato di cura, la cura si è tentata, grazie a Dio è andata a buon fine, mio figlio ha 10 anni e mezzo.